Buongiorno a tutti. Come premesso, abbiamo lanciato Photokina, una nuova collezione di luci LED. L'abbiamo fatto per una ragione semplice, che è quella di soddisfare il bisogno di utenti che cominciano a lavorare con macchine fotografiche con capacità video, dalle più piccole alle più grandi. Partiamo dalle più piccole e soprattutto partiamo dal perché LED. Il LED ha dei vantaggi che sono basso consumo, basso riscaldamento, per cui le batterie possono durare di più, e soprattutto una temperatura del colore, quindi una luce molto chiara e bianca, costante nel tempo, che non perde. Partendo dalla più piccola, 12 LED, molto semplice, on-off, per cui semplicemente 12 LED che mi permettono di illuminare direttamente il soggetto che fotografo. Questa è la luce di primo prezzo, è la più piccola, la più semplice da usare, è quella che un po' tutti gli utenti riescono a capire. Abbiamo una 24 LED, per cui qui cominciamo ad avere una luce un po' più grandicella con un dimmer, per cui cominciamo a potenziare la luce e a depotenziare la luce. In questo modo, nonostante parliamo ancora ad un utente di riferimento abbastanza inesperto nella fotografia, comunque si troverà ad avere in mano uno strumento che, una volta utilizzato, permette di capire la differenza tra tanta e poca luce in una foto. Procedendo ulteriormente nella famiglia, cominciamo ad andare sulle luci più, definiamole professionali, io preferisco definirle amatoriali perché non è solo il professionista ma anche l'amatore che può apprezzarle. 36 LED, qui cominciamo ad avere la capacità di fare sia luce continua che luce flash. Questa è una feature molto particolare che abbiamo deciso di introdurre per soddisfare le necessità di utenti che utilizzano macchine foto video in alta definizione. 36 LED, dicevamo, il flash si attiva con un cavo sync che passa dalla luce alla macchina. Abbiamo la possibilità di regolare la potenza anche qui con un dimmer. Abbiamo, come in tutti i pannelli, una backlight, per cui un piccolo LED che ci illumina i comandi della macchina lavorando al buio di notte. In questo caso la batteria è al litio incorporata nella luce, durata 5 ore, per cui è molto durevole. Passando ulteriormente oltre, possiamo arrivare alle luci più grosse e professionali come l'84 LED. In questo caso, lo smonto così la vediamo meglio, in questo caso abbiamo deciso addirittura, come nella 36 LED, di inserire una doppia slitta flash sulla luce, per cui in buona sostanza io ho un attacco, due attacchi. In questo modo posso aumentare la capacità della mia luce, unendo più di una luce insieme. Tutto il resto delle caratteristiche, per cui capacità flash con un output 4 volte superiore all'output in luce continua, la backlight, possibilità di controllare con un dimmer, batteria al litio incorporata, sono tutti ovviamente inclusi anche in questo modello di luce. Inoltre aggiungiamo a queste luci un set di accessori che ci permettono di modificarne la temperatura e il colore.